Allora, riprendiamo da qui. Quindi abbiamo fatto il nostro diciamo, la nostra prima applicazione Flask, che però restituiva solo Hello World, quindi neanche una pagina HTML come si deve. E proviamo a fare questo piccolo esempio. Quindi due pagine, la home page sempre sulla root che ha solo un titolo, un paragrafo, l'immagine enorme e poi un copyright, e cliccando sul copyright si finisce in questa pagina che si chiama About, dove ci sono le informazioni tipo il sito è stato progettato durante il corso, eccetera. Questo esempio è stato creato nell'anno accademico 23-24, link torna alla home per tornare indietro. Ok, quindi due pagine in maniera tutto sommato analoga a quella che abbiamo fatto giovedì, non erano collegate, ma due pagine. Molto più semplici, senza CSS, senza altro. Come le facciamo con Flask? Allora, per quello che abbiamo visto, noi faremmo una cosa del genere. Giusto? Facciamo due funzioni, una che si chiama index, una che si chiama about, e nel return andiamo a scrivere l'HTML che vogliamo restituire. Quindi nella index restituiamo HTML, head, title, qualcosa, body, H1, P, altro paragrafo con l'href dentro, eccetera. E nell'about, HTML, head, eccetera. Quindi mettiamo esattamente l'HTML che avremmo scritto indipendentemente incollato nel return. Ok? Questo, se voi vi fidate, funziona, ma non faccio copia e incolla di questa, anzi non la devo fare perché mi serve dopo. Quindi fatemi fare copia e incolla di questa roba qua. Quindi questo chiamiamolo, fatemelo rinominare, chiamiamolo invece che app. Hello, e fatemi creare un nuovo app.py in cui brutalmente faccio copia e incolla di questa roba, così non funzionerà più niente. Vabbè, al netto delle indentazioni che sono fatte a caso, in realtà non va male. Ok, quindi ho fatto solo copia e incolla del sito. Proviamo a vedere se funziona. Flask run. Ok, quindi la pagina HTML esattamente come la potevate fare fino a ieri. E con un titolo, un head e poi in fondo qui c'è un link che porta alla pagina About e poi ricliccando sul link torna alla home, torno indietro. E vedete che la URL cambia, se io scrivo qui about.html vado nella pagina giusta e se lo cancello torno nella home. Quindi questo è codice HTML di nuovo. Identico a quello che avremmo scritto finora, non c'è niente di diverso. Ovviamente l'abbiamo messo tutto dentro l'istruzione di return come stringa multilinea, no? Ricordate in Python una stringa multilinea si fa con tre apici doppio singoli che aprono e chiudono, così si può andare a capo. Quindi questa è la soluzione 1 per fare la nostra applicazione. Prendiamo la pagina HTML che abbiamo scritto in HTML e la mettiamo tutta incollata dentro il return e quindi funziona. Questo ovviamente ha i suoi svantaggi, per esempio il fatto che se io voglio cambiare un qualcosa, le parti comuni, per esempio mangiato meno, sono duplicate. Se avessimo la navigazione, lo stile uguale a troppe pagine, saremmo di nuovo costretti a fare copia e incolla e abbiamo detto che vorremmo evitarlo. Allora, guardiamo intanto uno dei problemi. Questo
Uno dei problemi che abbiamo qui è relativo a questa immagine e anche a questi link in realtà, in cui abbiamo messo l'indirizzo di destinazione, in questo caso del logo, che era già nella cartella static, direttamente come testo. Allora, questo non è tanto, e anche come URL, è la stessa cosa per i link. Perché qui c'è un link alla pagina about.html e qui c'è invece il link di nuovo alla home. Questo in generale non è tanto bello. Perché non è tanto bello? Secondo voi? Perché sarebbe meglio evitarlo? Perché può cambiare, allora bisogna trovare un modo per cambiarlo velocemente, adattare velocemente. Esatto, quindi se per esempio cambiasse, se decidessimo che logo lo chiamiamo qualcos'altro o soprattutto un link, la home page, non lo chiamiamo più slash, ma la mettiamo sotto index, o about, non lo chiamiamo più about.html, ma lo chiamiamo about e basta. Tutte le volte che c'è un link about dovremmo andare a fare cerca nel codice e togliere .html a mano. Quindi apre ad errori e quant'altro. Flask ci viene in aiuto sia per i link che per le immagini con una funzione che definisce Flask che si chiama URL underscore for. Quindi questa funzione cosa fa? Prende o il nome di una funzione, il nome di una pagina, il nome di una pagina, index, hello world, about, il nome della funzione, e genera automaticamente la URL corretta per il browser. Quindi non importa questa pagina dove la spostiamo, se la mettiamo in una cartella o no, quando viene eseguito creerà la URL corretta. Stessa cosa per le immagini. Per le immagini ha un parametro in più che si chiama static come stringa, che è il nome della cartella, obbligatoriamente static, in cui Flask si aspetta tutti i file statici, CSS, JavaScript, immagini, font, tutti i file statici che non cambiano, e poi il nome del file che vogliamo utilizzare in questa URL. Quindi questo URL for prende le informazioni che ci servono e genera, quando viene eseguito il server, quando viene richiamata la pagina, la URL corretta in quel momento. Quindi se noi spostiamo, a un certo punto, rieseguiamo il server, questa pagina, questa URL sarà corretta a sua volta. Quindi, nel nostro caso cosa vuol dire? Nel nostro caso vuol dire che invece di avere la URL messa come prima, le abbiamo messe in questo modo. URL for static, virgola, file name logo, per il logo, e URL for about e URL for index, dove about e index sono le nostre funzioni. Quindi se noi questo lo chiamassimo about o su di noi o qualunque o contatti, non importa, la URL verrebbe generata correttamente. Perché noi ci colleghiamo al nome della funzione e non alla route specifica. Quindi se volessimo per esempio farlo, potremmo fare così, potremmo concatenare queste stringhe. Che è un lavoraccio, perché bisogna farlo riga per riga. Quindi tutto questo multiriga deve diventare una stringa singola riga. Cioè tante stringhe singola riga. E poi c'è questo anno qui che dà problemi. E questo deve ci vuole una parentesi. E allora a questo punto potremmo fare qui nell'href giocando opportunamente con tutte le virgolette del caso
Così. Ok. Così e qui URL for e questa era la home, quindi index. Perché l'altra route l'abbiamo chiamata index, l'altra funzione l'abbiamo chiamata index. Quindi URL for index. E poi questa URL for che ce la dà sottolineata in giallo è perché non è stata importata. Quindi sopra virgola URL for. A questo punto questo non era lanciato in debug. Quindi se lo rilanciamo e facciamo refresh, questo non l'abbiamo toccato, sì, l'abbiamo chiamato about, invece che about HTML. E non funziona. Ah, perché bisogna stopparlo, scusate. Ok. E quindi qui, schiacciando su questo, questo era stato generato automaticamente, quindi tornerà alla home page. Quindi URL for vuole il nome della funzione, ma tra come stringa. Quindi ho traffici singoli e traffici doppi. E di conseguenza questa l'abbiamo chiamata about e questo andrebbe modificato oppure rimpiazzato con URL for, che sarebbe meglio. E allora facciamolo un attimo, tanto ci vuole un secondo. Quindi questo deve essere una stringa, qua ci vuole un più. E qua ci vuole un'altra stringa. E poi qui invece di src ci vuole di nuovo URL for, questa è un'immagine, quindi static file name uguale logo.png, perché dentro la cartella static c'è un file che si chiama logo.png. E la stessa cosa per questo href about url for e about. Così non importa come chiamiamo la route, lui linka comunque correttamente al nome della funzione. Allora, se noi lo facciamo ripartire e facciamo refresh, questa qui punta correttamente ad about e se torniamo indietro anche. E se noi decidessimo che questo about si chiama contatti, ovviamente questa URL continua a funzionare con contatti, senza fare nessuna modifica al codice. Ok, e questa modifica l'abbiamo sistemata. Poi, ovviamente, non è bellissimo né pratico fare così, quindi incollare righe di HTML a mano con dei più, eccetera. Ed è qui che entrano in gioco i template di Jinja. Perché? Perché fare l'embedded HTML in Python, come abbiamo fatto finora, è brutto, ovviamente, e anche apre ad errori, perché ci vuole un attimo a non accorgersi che manca una virgola, manca una parentesi chiusa, un tag che manca, un maggiore, un minore, una virgoletta che dovrebbe essere doppia invece singola in HTML, eccetera.
e anche complesso perché deve avere, deve seguire sia le regole di Python che le regole di HTML per l'escaping. Quindi l'href deve avere un doppio apice per individuare l'indirizzo. Però se anche in Python utilizziamo il doppio apice per indicare la stringa, dobbiamo fare l'escaping di una delle due, oppure usare l'apice singolo, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo fare più attenzione, quindi c'è il rischio di fare più errori, e poi c'è un sacco di codice duplicato, eccetera. Quindi Jinja in questo ci viene a supporto, in quanto Jinja è un sistema di templating. Quindi è un sistema che permette di separare la struttura fissa dell'HTML da quella variabile, che è quella che viene generata dalle parti in Python. E questo di nuovo è già installato. Quindi tutti i sistemi di templating, non solo Jinja, ma tutti i sistemi di templating in qualunque server web esistano, in qualunque linguaggio, fanno questo lavoro. Vi permettono di separare la parte della struttura dell'HTML, il body, i led, le colonne, i contenitori, eccetera, quindi quelle che sono fisse, che non cambiano, dalle parti che invece sono generate dinamicamente da Python e quindi cambiano. Come funziona Jinja in Flask? Jinja in Flask funziona che va a cercare i template che saranno file a sé stanti, simili ma non uguali ai file HTML che avete scritto finora, in una cartella che si chiama templates. Quindi le immagini in un progetto Flask devono stare in una cartella static insieme al CSS, eccetera, e i template devono stare in una cartella che si chiama templates. I templates sono file HTML scritti in maniera non standard per HTML, ma hanno estensione .html. Quindi noi scriveremo index.html per rappresentare la pagina index.html. I template possono ricevere informazioni, dati da visualizzare, per esempio il link, attraverso dei parametri o delle espressioni che in ogni caso si scrivono con queste parentesi, doppie parentesi graffe per aprire e per chiudere. I template, e adesso poi lo vedremo, possono includere degli statement di programmazione, quindi voglio che questa cosa venga ripetuta 3 volte. Questo lo facciamo direttamente in un template. Passo un array e vorrei visualizzare l'array un elemento per volta in una lista. Questa è una cosa che faccio nel template, non faccio più in Python. In Python passo direttamente l'array. E i template, e in questo caso è una parentesi graffa con un percento per aprire e chiudere. I template hanno commenti, parentesi graffa, cancelletto, apertura e chiusura, e i template possono accedere ad alcuni oggetti impliciti come request, session e g, anche senza che vengano passati dal file Python. E request è per esempio quello che contiene i metodi HTTP di cui dicevamo prima. E i template vengono processati solo quando Flask li chiama nella funzione associata a una route con il metodo, con la funzione render template. Abbiamo detto che il return di una funzione restituisce la pagina HTML, il return render template prende il template, lo compone in modo che sia HTML valido e lo restituisce al browser come HTML valido. Quindi render template ha 2 parametri, uno che è il template, il nome del template all'interno della cartella templates, e il secondo sono dei parametri, delle variabili da passare al template in modo che il template possa utilizzarla al suo interno, per esempio per visualizzarle. Allora, con il template come cambia la nostra soluzione di prima? La nostra soluzione di prima cambia che app.py, non JS, diventa così. Sì. Ma in che linguaggio dobbiamo scrivere le operazioni che mettono, diciamo, tra le graffe? In Python o JavaScript? Questo? Sì. Anche in Jinja.
secondo alla convenzione di Jinja. Che adesso... Allora, quando è solo visualizzare il nome della variabile, se passate la variabile che si chiama prova, si scrive prova, e boom, che la variabile lui prende il contenuto. Se bisogna fare operazioni tipo gli statement, Jinja ha il suo linguaggio di statement. Quindi per fare un for, che però è un linguaggio che ricorda abbastanza Python. Quindi non è identico, ma ricorda Python. Però è il suo linguaggio. Dicevamo, come cambia la nostra soluzione? App.py diventa cortissimo. Praticamente definiamo le pagine e poi invece di fare il return dell'HTML facciamo il return di render template di index.html e di about.html, che sono i nostri due template. Noi non passiamo nessuna variabile perché in questo momento non abbiamo nessuna variabile da passare, semplicemente. Erano due file che vivevano di vita loro. Cosa sono index ed about? Sono due file che sono esattamente identici a prima, sono file HTML, assomigliano a file HTML, sono l'equivalente di quello che abbiamo prima scritto come concatenazione di stringhe, con la differenza che tutti i file, tutte le modifiche Python che abbiamo scritto prima, URL for, eccetera, vengono racchiuse tra queste doppie parentesi graffe. Quindi è esattamente quello che avevamo prima nel return, formattato meglio, senza le stringhe, senza la concatenazione di stringhe, e laddove non c'è più HTML ma c'è Python, si scrive parentesi graffa, la funzione Python, chiusa parentesi graffa. E tutto questo deve stare obbligatoriamente in una cartella che si chiama templates, con la S finale, e i file devono obbligatoriamente chiamarsi .html, perché sennò Flask non sa come utilizzare questi template Jinja. E noi ne abbiamo due perché abbiamo due pagine in questo momento. Ok? Quindi proviamo a farlo un attimo. Quindi questo return viene cancellato, e lo copio poi dalle slide sperando di non fare casino, e qui ci vuole render template index.html e bisogna importare render template, e dentro about stessa cosa, ma il template si chiamerà about.html perché sarà effettivamente un'altra pagina, anche se nulla vieterebbe ovviamente di avere un template usato in più posti. A quel punto ci serve una cartella, non dentro static, che si chiama templates, e un file che si chiama index.html e un altro file che si chiama about.html, perché così li abbiamo chiamati. E dentro about.html andiamo a mettere questo codice HTML che abbiamo qui, e dentro index pure. Che vedete, di nuovo, è esattamente HTML, è normalissimo, ma a un certo punto ha questo URL for, che è lo stesso URL for che abbiamo scritto in Python prima. Di nuovo, la differenza è che c'è questa doppia parentesi graffa che apre e chiude la porzione Python. Se noi salviamo, andiamo a vedere sul sito se funziona, vedete che continua a funzionare esattamente come prima, perché effettivamente è lo stesso codice di prima, solo in un altro formato. Ok? Quindi l'abbiamo ristrutturato in modo da prendere quel codice di prima, che era concatenazione delle stringhe, e metterlo in questo template. E poi, dove abbiamo contenuto dinamico, contenuto che cambia, andiamo a modificare solo il contenuto che cambia. Il resto non lo tocchiamo. Aggiungiamo un pezzo. E
aggiungiamo i programming statement. Allora, Jinja supporta due programming statement di default, i due principali, che sono i loop e gli if. I loop si fanno solo con i for e l'if si fa con l'if. E si scrivono in questo modo, quindi in maniera tutto sommato simile a quello che scrivereste in Python. Dentro parentesi graffa per 100, for variabile in collezione di oggetti, lista, array. E poi all'interno di questi puntini si usa ovviamente quello che volete usare. È un ciclo, volete un elenco puntato, scriverete li, e poi se il contenuto dell'elenco puntato è la variabile, aperta graffa, variabile, chiusa graffa. Quindi può essere per ricette in ricettario, per docente in docenti, per oggetto in lista, e questa è la vostra variabile che userete. E alla fine il for deve essere concluso con graffa per 100 and for per 100 graffa. Quindi bisogna aprirlo e chiuderlo con graffa per 100. Quindi for ed and for. Stessa cosa l'if. Per 100 if, per graffa per 100 if, condizione, se variabile è true, se variabile è minore di 5, qualcosa che succede in quel caso. Poi, se non ci sono altri branch, è un end if. Altrimenti, può esserci all else, oppure l'elif è un'altra condizione. Anche in questo caso, riprendendo la stessa, una sintassi simile a quella di Python. No? Dove c'è if, elif, else e nient'altro. E anche in questo caso c'è un if e c'è un end if, esattamente come prima, c'era un for e c'è un end for. Vediamo un esempio, dove qui continua a esserci scritto app.js, ma in realtà ovviamente .py, non so perché. Allora, nel caso di, per esempio, mangiato, noi potremmo volere una lista di primi. No? E possiamo scriverla così. Che cos'è quella struttura dati in Python? È un dizionario di? Non è un dizionario. Non è solo... C'è un dizionario. E poi c'è anche? È una lista di dizionari. È una lista di oggetti. Quindi, questa è una lista, è un array. E lo vediamo dalle parentesi quadre. E poi ci sono tre elementi che sono aperti da parentesi graffe. Questo è Python, qua siamo dentro app.py. E in questo caso questo ha due parametri, questo getta due valori. Uno è un identificativo, 1, 2, 3, 4, 5 numerico, in questo caso. E l'altro si chiama nome, che è il nome del piatto. Tutti come stringhe a vostra discrezione. E in questo caso c'è la famosa pasta al tonno, in questo caso le lasagne e la pasta a sugo, per fare tre esempi. A questo punto guardate cosa cambia con render template. Render template, oltre a il nome del template, esattamente come prima, ha un secondo parametro che dice che questa variabile first plates qui viene assegnata a una variabile che si chiama first. Io l'ho lasciate apposta diverse, un po' perché me le confondo sempre, qual è quella giusta che deve venire prima, ma anche un po' perché in pratica si usano quasi sempre lo stesso nome per entrambe. Cioè in pratica quello che tipicamente si fa, non si scrive first uguale first plate, ma si scrive first plate uguale first plate. Perché così la stessa variabile, uno si ricorda che è esattamente quella variabile in Python, che stiamo passando al file Jinja, al template Jinja per la sua elaborazione. E io in questo caso l'ho chiamate diverse proprio per dire che sono due cose in realtà potenzialmente diverse. Una è la variabile first plate definita qui e l'altra è la variabile che passiamo al template, per cui per esempio possiamo fare un ciclo su questa lista e dire per ogni piatto
dentro questa lista, cosa faccio? Faccio un elenco puntato. Faccio un elenco puntato in cui non vado a prendere l'intera lista, non vado a prendere l'ID, perché non mi interessa, per esempio, vado a prendere solo nome. Quindi scriverò plate.name, perché mi interessa solo l'attributo nome dell'oggetto che avrà prima ID 1, poi ID 2, poi ID 3. Ok? C'è qualcosa che di strano in questo slide? Per la parte Python soprattutto? O è tutto chiaro? È tutto chiaro? Allora, se è tutto chiaro, mi dite cos'è questo? Se è tutto chiaro. Questo è dentro una doppia graffa, quindi è Python. O è qualcosa che assomiglia a Python, abbiamo detto. Senza sbirciare nell'altra slide, perché sennò c'è scritto... Qui le cose sono due, o non era tutto chiaro, o lo sapete e non lo dite, quindi... Qual è delle due? Questo è un simbolo di escaping. Cioè, dato che questo sarà poi HTML... Questo è uno dei modi per fare l'escaping del codice Python prima che venga visualizzato in HTML. Cosa vuol dire? Questo è una variabile Python, perché è un attributo di un oggetto, ma potenzialmente dentro le parentesi graffe, le doppie parentesi graffe, potrebbe starci qualunque cosa in Python, non, Jinja non può saperlo, no? In questo caso è un nome di un piatto, un pasta al tonno, per esempio. Di che cosa fa Jinja in quel caso? Jinja itera su questa lista di primi piatti, estrae il nome del piatto, lo mette dentro un oggetto, un tag li, quindi come testo, e lo passa al browser, che lo visualizzerà. Quindi il browser in questo caso si troverà un ul con tre li, e nel primo li ci sarà scritto pasta al tonno, nel secondo li ci sarà scritto lasagne, e nel terzo li ci sarà scritto pasta al sugo. Tre stringhe, niente di particolarmente strano. Quindi quel pipe E potrebbe anche in questo specifico esempio che stiamo facendo noi non essere necessario. Perché cos'è necessario? Per cui in realtà è bene averlo. Perché se il contenuto della variabile include qualunque carattere che è valido in Python, ma non è valido come contenuto di un li, per esempio, in HTML, un minore, un maggiore, che sono i simboli di un tag, allora questi verrebbero passati, quindi se dentro qui, invece di pasta al tonno, scrivessimo minore, p, maggiore, ciao, eccetera, questo verrebbe interpretato senza l'escaping come codice HTML, e quindi farebbe un paragrafo con del testo, che... Non sarebbe un enorme problema, finché si tratta di paragrafi, ma se andiamo a mettere qualcosa, per esempio, chiudiamo un tag invece che aprirlo. Chiudiamo l'li là dentro. Quindi poi c'è un doppio chiusura di li. Quindi creiamo HTML non valido. Oppure ci mettiamo qualche istruzione JavaScript che fa cose nel browser. Dentro la variabile Python, cosa che basta non usare cose proibite in Python e si può fare. Noi andiamo a iniettare qualcosa che potrebbe rompere a un vario livello la pagina o il sito interamente.
o compromettere addirittura il sito. E allora questo meccanismo di escaping cosa fa? Prende la variabile e lo formatta interpretandolo come testo valido in HTML. Quindi se c'è un minore, un maggiore, una e commerciale, delle virgolette doppie, eccetera, le fa diventare caratteri validi in HTML, in modo che, in stringhe HTML, in modo che non vengano considerati come codice HTML vero e proprio, o come codice JavaScript, eccetera. Quindi lo trasforma in un certo senso in testo, evitandoci problemi in ogni caso. Quindi, se siamo sicuri al 100% che, come in questo caso, che dentro questa variabile ci sia solo e unicamente codice HTML valido, in questo caso testo, e quindi non ci sono caratteri speciali, eccetera, eccetera, possiamo anche evitare il pipe E. Ma se non siamo al 100% sicuri, perché per esempio questo viene da un database e il database è riempito da qualcun altro, allora quello escaping evita problemi o nella visualizzazione o nel funzionamento della pagina HTML. Allora, qual è anche... Adesso proviamo anche a fare questo. Qual è la differenza tra questi e questi? Abbiamo detto che i primi servono per... le istruzioni di controllo del flusso, il for, gli if, eccetera, quindi programming statement. Gli altri? Le variabili. Cosa succederebbe se noi mettessimo for plate qua dentro? Beh, sicuramente non farebbe il for. Quindi... Però qual è appunto la differenza? Che... quello che c'è in questo graffa per cento viene eseguito, visualizzato a schermo. Quale delle due? Eseguito. Quindi graffa per cento esegue delle istruzioni perché sono programming statement. Doppie graffe viene eseguito o stampato? Stampato. Quindi quando avete una variabile e volete stamparlo, se volete stampare qualcosa da... un'istruzione Python, doppia graffa, che è quello che dice qui. Se invece volete eseguire il flusso di esecuzione, quindi controllare il flusso di esecuzione, un for, un if, per cento, graffa per cento. Occhio che, poi qui ci sono link con più dettagli, occhio che questo valuta la variabile e la stampa. Quindi se c'è, come in quel caso, pasta al tonno, stampa il contenuto della variabile pasta al tonno. Ma se c'è un'espressione, stampa il risultato dell'espressione. Quindi se quello è un contenuto testuale numerico lo stampa, se c'è un'espressione valuta l'espressione in Python e stampa il risultato a schermo. Questo si usa lo stesso doppia graffa aperta e chiusa per fare entrambe le cose. Quindi se volete eseguire qualcosa, un controllo di flusso, di nuovo, graffa con percento. Se volete invece visualizzare a schermo il risultato di un'operazione o il contenuto variabile, doppio percento. E proviamo a sistemare questo con questo, così vediamo se l'ho scritto giusto, perché non ne sono del tutto sicuro. Al netto del PowerPoint che stampa cosa a caso. E qui manca una questa. Prima di 2.3 c'è una graffa.
E qui manca questa, giusto? Sì, grazie. Ah, l'ho cancellata perché c'era. Qui invece manca la virgoletta, così. Ok, quindi mettiamo questo first plate in questa variabile first e quindi in index a questo punto, per esempio qui, prima dell'immagine, possiamo andare a scrivere percento for, non so cosa ho scritto, in realtà possiamo fare così, quindi qui benvenuto sul sito, mettiamo un H2 che chiamiamo menu e qui mettiamo un UL perché ci serve un elenco puntato e poi dentro UL mettiamo for, non mi ricordo come lo chiamate, plate in first li doppia graffa aperta e chiusa plate.name basta perché questo verrà eseguito tre volte e poi graffa per cento and for e poi chiuso UL. Quindi app.py nel render template passiamo alla variabile che di qui riutilizziamo e a quel punto lo usiamo con questa sintassi per stampare tre, in questo caso, elenchi puntati, tre punti in un elenco puntato. Notate che qui non abbiamo nessun autocompletamento del codice o cose del genere perché questo, secondo Visual Studio Code, è un file HTML e queste cose che stiamo scrivendo non sono HTML. Quindi non lo riconosce come corretto e quindi non dà suggerimenti. Quindi se noi eseguiamo questo, cioè facciamo refresh, vedete che adesso abbiamo dentro un header di secondo livello esattamente le tre cose che abbiamo indicato di là, che sono prese da quella variabile. Ecco qui quello che ci siamo dimenticati, come dicevamo, possiamo fare l'escaping, che da un punto di vista visivo non cambia niente perché quelle sono stringhe normalissime e quindi non ci impatta il risultato. E poi il resto della pagina è esattamente come prima. Ok? Allora, facendo un riassunto di 30 secondi, abbiamo visto che se creiamo un'app che si chiama app, un file che si chiama app.py in Flask, le cose che ci servono sono from Flask import, app, una variabile che si chiama flask uguale e poi per ogni pagina che vogliamo rendere disponibile su un browser ci serve un decoratore che si chiama chiocciola, il nome della variabile che abbiamo definito prima, punto route, la pagina, la URL parziale, associata a un suo metodo che è il nome della pagina, che possiamo chiamare come vogliamo. Questo metodo deve necessariamente ritornare con un return che restituisca del codice HTML al browser. Questo codice HTML può essere direttamente codice HTML oppure può passare da un template Jinja. Quindi cosa fa il Flask quando riceve una richiesta per la root? Crea questo dizionario, chiama il render template prende il template index, gli passa le informazioni che sono nella variabile first plate in una variabile che si chiama first, crea la pagina HTML corrispondente, completa, e la restituisce al browser in un pacchetto HTTP con risposta 200 ok. Stessa cosa per la pagina about.
Solo che nella pagina about è più semplice perché prende il template così com'è, lo converte in HTML, non ci sono variabili da passare, da considerare, e lo restituisce tramite il return al browser. Però per ogni pagina dobbiamo avere un decoratore con la route, una funzione associata e un return che restituisce l'HTML direttamente o indirettamente. E questo, ok. E dentro il template possiamo avere l'HTML normalissimo, possiamo avere istruzioni di programmazione come questa e possiamo avere istruzioni Python come URL4 che devono rispettare le regole di Flask, per cui per un'immagine deve stare nella cartella static, quindi URL4 static virgola file name qualcosa. Per un link sarà URL4 come stringa il nome della funzione associata al decorator. E vedete che in questo caso, questo è il caso in cui una variabile non viene visualizzata, questa non è una variabile, questa è un'espressione Python, una funzione che viene eseguita e il risultato della funzione viene inserito nell'HTML. Quindi URL4 about genera HTTP, due punti, barra barra, localhost, due punti, 5000, slash, about, in questo caso. Quindi quella stringa viene inserita al posto di queste doppie parentesi graffe. Quindi un'espressione, in questo caso una funzione, che viene eseguita ed è valutata e il risultato di quello viene stampato, inserito nell'HTML corrispondente. Ok, questo riassunto. E più l'escaping nel caso di... Ora, iniziamo a pensare al prossimo passo. Perché al momento noi abbiamo del codice HTML duplicato, giusto? Qual è questo codice HTML duplicato? Qual è il codice che è comune alle due pagine? Il titolo questo. Un po' di più, nel senso che abbiamo, sì, sicuramente il titolo in parte, perché qui è mangiato home e in about è mangiato informazioni, quindi, scusami, è sul sito, quindi quasi duplicato. Però c'è anche tutta la parte HTML, la parte head e la parte body, e anche in parte l'H1, perché entrambe le pagine iniziano con un H1. Questo dopo il body ha un H1 e un paragrafo, e questo dopo il body ha un H1 e un paragrafo. Cambia il contenuto, cambia cosa c'è dopo, qui c'è un H2 e un'immagine, invece nell'altro caso c'è solo un paragrafo, però hanno delle parti in comune. Alcune esattamente identiche, immaginiamo che qui nell'head ci sia qualcos'altro, un file di CSS, magari lo stesso file CSS per tutto, Bootstrap, magari lo stesso Bootstrap importato per tutto il sito, non solo per la home, e in about invece c'è un altro, non c'è Bootstrap, c'è qualcos'altro. Quindi istruzioni duplicate, che di nuovo se vogliamo cambiare dobbiamo andare a cambiare manualmente in questo momento. Allora, quello che Jinja fa insieme alla maggior parte dei sistemi di templating come Jinja, che tra l'altro hanno anche sintassi simili a quelle di Jinja, quindi non è così male, ci permette di avere dell'ereditarietà tra template. Quindi c'è un template figlio che eredita dei pezzi da un template padre. Perché in applicazioni più complesse, come per esempio quella che stiamo facendo qui o che state facendo nei laboratori, ci sono tante parti in comune. C'è la barra di navigazione magari che è in comune, c'è il footer che è in comune. Se il sito ha una barra laterale e una parte centrale, magari la barra laterale è sempre in comune, magari cambia il contenuto, ma il fatto che ci sia quel layout è in comune a varie pagine, non è che ogni pagina ha un layout diverso da quella precedente. Quindi Jinja ci permette di avere evitare queste duplicazioni con due concetti, uno sono i blocchi e l'altra è la ereditarietà dei template. E la cosa, se volete, carina dei blocchi e dell'ereditarietà dei template, che non richiede nessuna modifica nel codice Python. Quindi la vostra applicazione app.py rimarrà esattamente identica
come adesso, ma quello che cambieranno saranno i file templating, quindi file.html che sono dentro la cartella templates. Allora, ci sono due tag principali, il primo del quale definisce un blocco, all'interno di Jinja, ed entrambi, essendo, sono programming statement, quindi partono con una graffa e con un percento. Il primo definisce un blocco e inizia con block e finisce con end block. Esattamente come il for inizia con for e finisce con end for, l'if, if, and if, il blocco, block, end block. Il blocco poi vuole il nome di un blocco, ed è un nome a vostra scelta. Intestazione, header, footer, la mia sidebar, un nome a vostra scelta. E all'interno del blocco c'è la definizione di che cos'è questo blocco. E un blocco è per definizione un componente HTML, anche utilizzando Jinja, quindi le funzionalità dei template di Jinja, che possa essere riutilizzabile all'interno di un template, quindi non tra file di template diversi. E il nome del blocco, che vedete deve essere scritto come una variabile Python, quindi valgono le stesse regole che valgono per Python, deve essere unico all'interno del template. Quindi non potete avere due blocchi che si chiamano intestazione. Dovete chiamarle intestazione 1 e 2, perché ne prende uno solo. È un po' come gli ID in HTML, devono essere univoci all'interno della pagina, altrimenti uno degli altri non viene preso. Gli altri, tranne il primo, non vengono presi. E questo serve per definire dei blocchi. Quindi componenti riutilizzabili. Ho lo stesso elenco puntato, ho la stessa... cercate, se ricordate che abbiamo detto l'altra volta, come ho fatto Visual Design, il sito della stampa che aveva dei componenti, delle parti che erano identiche, le immagini e il testo a destra, che si ripetevano molteplici volte nella stessa pagina, quella può essere un blocco. Perché io tutte le volte non devo andare a dire immagine e testo a destra e metterci queste cose, immagine e testo a destra, ma definisco un blocco che ha l'immagine a sinistra, grossa 25% della grandezza della pagina, e il testo a destra, che è un H3, verde, lo definisco come blocco e poi tutte le volte chiamo quel blocco e gli dico solo il contenuto da usare è diverso. Quindi uso una riga invece di scriverne 3 o 4 tutte le volte identiche. Così se volessi cambiare, invece di mettere l'immagine a destra e il testo a sinistra, voglio fare il contrario, basta andare a cambiare la definizione di blocco e il resto del sito rimane immutato, non dovete cambiarlo. E questo è il blocco. L'ereditarietà tra template invece definisce un altro tag, sempre Jinja, quindi sempre di tipo programming, che è percento, graffa percento, extend il nome di un template. Quindi index.html potrebbe estendere base.html, dove base.html è un template che è la struttura base della di una pagina tipo. Quindi permette di definire un template padre che i figli possano utilizzare. Quindi ci saranno cose nel template padre che rimangono così come sono e i template figlio vanno solo ad aggiungere gli elementi che gli mancano. Dove? Utilizzando, come utilizzando i blocchi. Quindi il template padre, per esempio, definirà un blocco vuoto e poi a quel punto il template figlio andrà a riempirlo. E questo file name HTML può essere, quindi, il template da cui si eredita deve sicuramente stare all'interno della cartella templates, perché tutti i templates devono stare là dentro, però può anche essere in un'altra cartella. Quindi, per esempio, un template padre potrebbe stare in templates/layout/templatepadre.html. E il template figlio fa estende questo template padre.
Quindi invece di scrivere filename.html scriverete cartella dentro templates slash il nome del file nel nome del template. E qui per esempio c'è l'esempio di un template base che potremmo chiamare base.html che definisce due blocchi vuoti e il nome dei blocchi è univoco all'interno del template. Quindi definisce due blocchi, uno è dentro il body. Quindi il template base dice io non so che cosa ci sarà nel body della pagina e quindi ci mette un blocco come placeholder e poi sarà chi estende questo template che va a riempire il blocco con le informazioni che vorrà. Quindi la nostra index avrà un H1, un paragrafo, un H2, un elenco puntato, un'immagine, eccetera, e la pagina about avrà in quel body un H1 e due paragrafi e un link per tornare alla home page. Quindi un blocco può essere sia una porzione di molteplici elementi HTML oppure, come in questo caso, è un blocco che contiene al suo interno una parola. Perché se ricordate in title nella index abbiamo mangiato home e in about abbiamo mangiato sul sito o qualcosa del genere. Quindi uno o due parole. Quindi non un intero set di tag HTML, ma solo una porzione. E questo è lecito, perché il testo è comunque parte di un qualcosa valido in HTML. E a quel punto i template figli diventano molto più piccoli. Cosa fanno i template figli? Estendono come prima cosa, ovviamente, il template padre, che in questo caso è nella stessa cartella, quindi basta scrivere il nome del template padre, e poi vanno a ridefinire il contenuto, vanno a definire il contenuto di ogni blocco vuoto lasciato nel template padre. Quindi definiscono che il blocco titolo che è stato definito nel template padre in questo caso contiene home e in questo caso contiene sul sito, e vanno a definire che il blocco content in entrambi i casi, che era il blocco che stava dentro il body, contiene tutto il resto della pagina HTML. Tutto il resto della pagina HTML, inclusi ovviamente i for e gli altri elementi, gli URL for, tutto quello che conteneva già prima. Quindi, con questa modalità abbiamo preso le parti comuni e le abbiamo messe in un altro template, e abbiamo preso le parti variabili e le abbiamo definite come questi blocchi che andiamo a ridefinire ogni volta. Cosa fa Flask quando deve renderizzare un template figlio? Perché Flask renderizzerà sempre un template figlio, quindi la parte Python non la tocchiamo, quindi app.py farà render template index.html oppure render template about.html. Cosa farà Flask? Leggerà questo file, facciamo finta index, troverà un extend base, quindi andrà a cercare un file base e prenderà il contenuto di quel file base e lo unirà a questo. Poi troverà un block title home, quindi andrà a mettere home laddove di là è definito un block che si chiama title, che è vuoto. E poi troverà un block content con un certo numero di istruzioni e andrà a prendere queste istruzioni e le metterà nel template base dove ci sarà un block content vuoto. A questo punto avrà formato l'intera pagina HTML processando anche vari URL for, cicli, eccetera, e la restituirà direttamente al browser come pagina HTML formata, esattamente come prima. Però il punto di partenza per le route e per il return render template sono sempre i template figli, che a loro volta estendono il padre e quindi importano altri template che uniranno a se stessi. Uniranno secondo i blocchi che uno va a definire. E attenzione, perché voi potreste avere qui un blocco, diciamo footer, quindi definito come blocco vuoto,
da qualche parte in base e qui potreste non riempirlo mai e questo è totalmente lecito. Perché magari quel blocco footer non deve essere riempito dalla index ma solo da about. O non deve essere riempito da nessuna di queste due pagine ma da una terza sì. Quindi potreste avere blocchi vuoti in base che non tutte le pagine devono riempire ma magari solo alcune. Questo è di nuovo lecito perché il blocco di là è vuoto, è definito, l'importante è non definirne un altro con lo stesso identico nome all'interno dello stesso template. E adesso dovrebbe esservi anche chiaro perché non dovete definire blocchi all'interno di un template con lo stesso nome, perché ovviamente se qui avreste due template che si chiamano title, quando un template figlio va a dire block title, non si sa quale dei due, in quale posizione, ci si sta riferendo, se al primo o al secondo, e quindi da qui l'univocità del nome del blocco. In questo modo il link è univoco, perché di là ci sarà solo un blocco che si chiama title in una posizione specifica e non in un'altra. Ok? I super blocchi e il resto di queste slide le guardiamo la settimana prossima. Giovedì in laboratorio vi si chiederà, c'è già il test online, vi si chiederà di prendere il social che avete realizzato finora e di trasformarlo in un'applicazione Flask con quindi due root diverse e portandovi dentro Bootstrap, portandovi dentro il CSS come informazioni statiche e ristrutturandolo in maniera di template esattamente come abbiamo fatto qui. Se avete domande io sono ancora qui mentre smonto. Altrimenti, buona serata e ci vediamo giovedì.